alla conferenza mondiale che dava il via libera all'Iraq come stato indipendente. Io ero l'unica donna tra 400 delegati a parlare. Churchill fece il mio nome e parlò di me pubblicamente. Nel testo di Massimo Vincenzi viene sottolineato un momento della vita di Gertrude, quando si trova dentro al palazzo e si rende conto che il sogno crolla, il suo sogno, quello per cui lui ha rinunciato a tutto nella sua vita. In Iraq, è quella voglia impossibile di fare qualcosa, quella sensazione netta, come un'equazione matematica. Gli arabi sono più di noi, sono più colti. Non si faranno comandare per molto.